Ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante, il mio codice creatore è righe, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con l'R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale, schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. Bella a tutti ragazzi, Quarighe che vi parla, bentornati in un nuovo video. Visto che quello di ieri è andato molto bene e che a 50 like portavamo un altro comunque video di armi, come facciamo sempre e di solito, oggi siamo qui infatti con due armi però particolari, esattamente pagate 5 dollari per entrambi. Oggi abbiamo due armi 1-1. Queste due armi 1-1 sono delle spadine veramente belle e sono PC. Cosa vuol dire PC? Sono perk change, vuol dire che sono state cambiate e allo stesso tempo sono uniche nel loro genere, e o meglio dire uniche su Salva al Mondo. Perché questo? Anche se sono uguali, hanno il perk cambiato, così da renderle uniche sia una che l'altra. Prima di iniziare ricordo 50 like per altre armi, tra cui 1-1, perché ultimamente li stiamo prendendo veramente un sacco e sono molto contento di questo, quindi supportate ciò che stiamo facendo. E ovviamente ricordatevi che alla sera ci sono le live dove si scambia. Prossimamente, appena inizierà la prova, la prossima season, vedrete tanti video di battle, di news, di leaks e cose varie. E stessa cosa di Salva con le news e i video delle armi come facciamo di solito. Andiamo subito, ovviamente sono nel secondo account perché, come vi ho sempre detto, io ho tanti account per tenere tante armi della mia collezione, e uno di questi è questo qua, dove tengo solo le armi al 119, le moddate in generale e le buggate in generale, 119, 111, 107 e anche quelle di oggi sono buggate. Andiamo a vederle, eccole qua, vediamole dal vicino. Affettatrice Wintertech in ossidiana all'86. Aspettate, ci dileghiamo dei mostri, anzi facciamoli prima fuori. Perfetto, facciamo finire l'effetto che le vediamo meglio. Perché sono buggate queste armi? Allora, ossidiana 86 e livello 29, e se voi provate a fare un'arma di questa potenza, anzi a livello 29, vi uscirà che non sarà ovviamente in ossidiana ma sarà in malachite. Vi faccio solo vedere un esempio, e questa qua è un'arma portata proprio in scagliabuia al 106 ed è livello 40. Qui ce l'abbiamo a livello 29 ed è in ossidiana, cioè ci sono 10 livelli di differenza, vabbè, si può intuire. E queste qui sono diverse, facendo così va all'occhio subito il perk epico, che vedete in questo caso è livello critico e nell'altro caso è danni critici, quindi è stato cambiato. Per questo si chiama arma perk change, perché il perk è stato cambiato e ovviamente sono diverse una dall'altra proprio per questo motivo. Il valore circa di queste armi prese singolarmente, in raggio esattamente non lo so, visto che lo pagate comunque in dollari, e ovviamente non le andrò a scambiare, quindi non ditemi nei commenti la scambi, no, non la scambio, sono per la mia collezione e prossimamente ne vedremo altre. Dovrò fare molto spesso più video in questo account perché veramente lo uso poco e ci entro solo per metterci le armi quando le acquisto, quindi ecco, un po' triste come cosa. A parte che devo farlo salire perché devo fargli salire l'inventario di altri 20 e il deposito di idem, però per il resto ci sta. Quindi queste qui sono le due armi di oggi, ovviamente non posso provarle, comunque i perk sono in energia, può averlo ovviamente, l'unica cosa che è strana è che la potenza è tutto quanto buggato, non dovrebbe essere così l'arma. Altre armi simili buggate abbiamo le 119 ovviamente in scagliabuia, vedete, queste sono in ossidiana all'86, questa è 119 in scagliabuia. Ecco, oppure altre armi tipo strambe di potenza strana sono le, che ne so, le 107, come questi bulldozer. Ovviamente tutte le armi che possiedo sono tutte diverse, non tengo nulla di uguale perché non avrebbe senso. E qui ci sono un po' di perk mancanti, poi, ecco le 119 come ho già detto, poi abbiamo le 107,
tutte le 100, ho 10, 8, 7, queste qui. Poi ovviamente ci sono anche potenze minori, tipo le spade. Aspetta, ci sono i mostri qui però, mi sta dando sui nervi sta cosa, uccidiamoli. Che vi faccio vedere un po' tutte le potenze buggate che ho. Perfetto. Abbiamo queste, le potenza 40 in ossidiana e scagliabuia, ovviamente per via della potenza e anche per via della mancanza di perk, non dovrebbero essere così. Livello 10, 4 stelle, ossidiana scaglia, ovviamente no. Queste le abbiamo viste, le 119 e poi basta. Qua ci sono le due lame che non valgono esattamente nulla. Ah, vi do aggiornamenti sulla lama che ho preso ieri, cioè lei. Sta a meno di 1200 di raggio di valore, quindi mi dispiace per chi l'ha acquistata prima o per chi l'ha acquistata come me ultimamente, che sta comunque scendendo. Però vabbè, io l'ho presa per farci il video, ovviamente, solo ed esclusivamente per quello, e poi l'ho presa per me perché mi serviva nella collection. Sono contento, ci mancano 5 spazi e anche qui non possiamo più mettere nulla. Stessa cosa nell'account principale, mancano 5 spazi e non posso più mettere armi legacy. E nell'account delle armi fondatore legacy e delle armi diciamo particolari senza livello eccetera, sono già full, devo farlo salire. Mi raccomando, prossimamente andremo a vedere altre armi. Arriveremo a un punto in cui farò un video completo del deposito e inventario più rari d'Italia, se non di più. Se non di più, ragazzi, perché abbiamo più di 700 armi tra legacy e moddate e buggate e particolari in tre diversi account. Uno con 400 armi, uno con 300 e l'altro con 120, sono... deve ancora crescere. Comunque preparatevi a un mega video perché veramente merita. E dopo 3-4 anni di salva al mondo, di cui faccio tutto ciò, il minimo era fare un video completo con tutto quanto. Poi ovviamente si continua la serie perché abbiamo un sacco di armi nuove da prendere, quindi preparatevi veramente al meglio. Qui drag è tutto. Bella regà, io veramente vi ringrazio della visione, spero di avervi comunque avervi dato anche dei consigli sulle armi, tipo se non conoscevate le armi buggate, le armi 1-1, ecco, sapete che ora le armi 1-1 sono le armi uniche nel loro genere, uniche al mondo. Ovviamente sono armi che costano, sono armi che per andarle a ottenere non si può, ecco, così normalmente, ma sono proprio armi particolari che si fanno tramite metodi che hanno persone particolari eccetera eccetera. Se volete altri video di Armi 1-1 cerchiamo, come ho detto prima, di raggiungere i 50 like e prossimamente anche in live continueremo ovviamente con gli scambi e coraggio e anche armi moddate, che ho trovato un account dei miei di Xbox con ben 50 armi moddate e le scambio molto volentieri. Qui drag tutto, bella regà, stasera ore 20 e mezza per giocare a salva al mondo e scambiare in live.